aveva preso il nome Carlo per onorare il suo grande mentore, San Carlo Borromeo, di cui era stato segretario. Era un, possiamo dire, un estremista. Novaria, Seu de Ecclesia Novariensi, Libri 2. Questo è il vero titolo del volume che è stato ritradotto. Raccolse il frutto del suo peregrinare, dando vita a questo volume che si chiama Novaria, diviso in due parti, De Locis e De Episcopis. Ne viene fuori un'opera che diventa un grande affresco della terra novarese, soprattutto sotto l'aspetto descrittivo, ma in maniera particolare sociologico. Sull'artigianato degli uomini. Scrive un De Locis, che non è semplicemente una descrizione geografica, ma antropologica. Ha delle annotazioni formidabili sul tipo dei campi, sulle modalità delle culture. Ecco, e anche una storia di Novara fatta attraverso le figure dei vescovi. Sapeva comunicare attraverso l'arte, ha curato moltissimo gli artisti che hanno adornato i sacrimonti di Varallo e di Orta, anche la cattedrale di Novara. È bello e importante immaginare che oggi sia necessaria una ripresa creativa. Carlo Bascapè è il più celebre vescovo di Novara dopo il patrono San Gaudenzio, che oggi riposa nella basilica a lui intitolata, con la cupola dell'Antonelli, la più alta in mattoni del mondo. Già segretario di San Carlo Borromeo, di cui è stato il primo biografo, Bascapè giunge a Novara in piena controriforma alla fine del Cinquecento, lasciando un segno indelebile nella Chiesa e nella società. Carlo Bascapè è stato vescovo attento alla pastorale ma anche all'arte, riorganizzando il Sacro Monte di Varallo e progettando quello di Orta. È stato dunque un protagonista della Chiesa con tratti di grande attualità. Un campanile, una chiesa, un sacerdote. Se la riforma di Trento aveva puntato sui seminari e sulla formazione dei preti, scolarizzandoli e portandoli ad essere veri educatori del popolo e pastori in mezzo al loro gregge, capaci di sentire l'odore delle pecore, Bascapè in quest'opera ne traccia, per così dire, le coordinate. La descrizione del territorio di Novara rappresenta uno spaccato interessantissimo di com'era la Chiesa in quel tempo e di come la Chiesa pensava che sarebbe dovuto realizzare il Vangelo in quel tempo. È bello e importante immaginare che oggi sia necessaria una ripresa creativa, non solo dalla formazione del clero, che era il focus della riforma post-tridentina, ma anche dalla crescita del laicato, da portare una figura adulta della fede per farla diventare clero e laici, capaci di abitare una chiesa e di stare in questo mondo come una chiesa in uscita verso il mondo e un mondo che si apre alla chiesa. Nel 2015, anno in cui ricorre il quarto centenario della morte, tra le molte celebrazioni promosse dalla diocesi e dall'Associazione di Storia della Chiesa Novarese, spicca la nuova traduzione italiana del suo capolavoro, dopo un lungo e attento studio delle sue carte tra archivio storico diocesano e archivio segreto vaticano. Non era Carlo quando nacque a Meregnano nel 1550, si chiamava Giovanni Francesco. Studiò a Pavia, ma dopo la laurea in diritto preferì la via dell'ecclesiastica, divenne collaboratore di San Carlo e durante la peste di San Carlo si fece barnabita, mantenendo ancora i rapporti col grande arcivescovo riformatore di Milano. Negli ultimi anni della sua vita ebbe il merito di promuovere la canonizzazione di Carlo Borromeo, era stato il suo maestro. Di Carlo Borromeo scrisse una vita travagliata perché gli spagnoli non volevano che si pubblicasse, riuscì poi a renderla accessibile a Ingolstadt nella Baviera,
dove fuori dal controllo direttamente esercitato dal dominio spagnolo, poté pubblicarla. Questa vita ebbe un successo straordinario, venne riedita al tempo di Paolo VI per la conclusione del Concilio Vaticano II. E il volume che nella prima traduzione effettuata a Novara nel 1878 è stato chiamato con le parole Novara Sacra, si chiama in modo diverso, si chiama soltanto Novara o della Chiesa novarese. Quest'opera fonda la storiografia e la geografia antropologica del territorio tra Sesia e Ticino, tra Monte Rosa e Bassa Padana, si intitola Novaria. La nuova edizione è curata dagli storici Giancarlo Andenna e Dorino Tuniz, con presentazione del vescovo Franco Giulio Brambilla ed è edita da Interlinea. In queste pagine, Bascapè, dopo aver visitato dalla pianura risicola alle vallate alpine l'intera diocesi, la descrive minuziosamente, trattando anche di luoghi, usi e costumi. La prima parte del volume, De Locis, è preceduta da una carta geografica della intera diocesi. Una carta geografica che il vescovo ha voluto disegnare insieme agli incisori, che rappresenta questo grande albero, come lui lo chiama, che ha le sue radici al di sotto di Novara, nelle colline al di sotto di Novara, il tronco che sale fino a Omegna e poi i grandi rami, la Valsesia, l'Ossola fino alla Formazza e il Lago Maggiore. Abbiamo cercato di mantenere anche una fedeltà al personaggio, nel senso che Bascapè è stato, oltre che vescovo e pastore, è stato anche un giurista e uno storico. Quindi è, possiamo chiamarlo così, un grande manager che è in grado di mettere i sacerdoti giusti nei luoghi giusti, guidati da vicari che lui stesso ha scelto. Dunque un libro formidabile che ci permette di capire come era il novarese nei primi anni del Seicento. Nutrite note di carattere storico, come ad esempio nella traduzione ottocentesca erano presenti, abbiamo privilegiato le note che mettono in luce il Bascapè giurista. Dichiarato venerabile nel 2005, la sua figura è entrata nel celebre romanzo La Chimera di Sebastiano Vassalli, che lo descrive magrissimo, con la pelle del colore della cera, la barba grigia. Come si può dire? Possiamo dire un estremista. Lo era, ma un estremista, come molto spesso succede agli estremisti, era un estremista fin di bene, insomma. Lui voleva migliorare il mondo. È un antico sogno su cui ironizzò anche un filosofo come Benedetto Croce, che diceva guarire il mondo. Ecco, anche Bascapè voleva guarire il mondo. E secondo lui non era abbastanza coadiuvato in questa sua opera dai suoi contemporanei, non era coadiuvato dai papi, non era coadiuvato da Federico Borromeo, e questo lo indispettiva molto. Alla fine si dimette addirittura da vescovo, era un personaggio contro, però era un grande, era un forsennato, un rivoluzionario, ma anche un grande idealista. C'è questo ritratto conservato alla Curia di Novara che direi, ecco, a volte la pittura ci dà anche qualcosa di più che i tratti somatici, e sul viso di quest'uomo sono impresse molte cose. È impressa questa sua assoluta determinazione in tutto ciò che fa, ma sono segnate anche le sconfitte, insomma, che in qualche modo ce lo rendono più umano e più simpatico. Conoscere la figura di Carlo Bascapè 400 anni dopo significa comprendere meglio Novara e la sua diocesi, la Chiesa e la società, nell'idea che, come egli ha lasciato scritto, chi parla della Chiesa
non può tacere della città.